Antonella Guaralegui, Terenzio Menni. Come Garibaldini della cultura e come avviene già da 24 anni, alcuni dei più celebri autori del panorama letterario italiano sono letteralmente sbarcati sulla spiaggia di Cervia a conclusione del mese di incontri ed eventi della spiaggia Ama il Libro, la manifestazione culturale organizzata dall'associazione omonima in collaborazione con Confcommercio Ascom Cervia, che ormai dopo un quarto di secolo è passata da pioniere a fonte di ispirazione per altri eventi che puntano al binomio turismo-cultura. Ferragosto per noi vuol dire Cervia la spiaggia Ama il Libro, lo sbarco degli autori dal mare, la grande partenza qui dal circolo nautico con tutte queste vele colorate, ma comunque che danno il senso di una storia, di una continuità e una voglia di continuare appunto questa iniziativa che da 24 anni ogni anno ci vede il Ferragosto ad essere non in vacanza rilassati ma vivi e pimpanti per questo arrivo. Abbiamo anche una beneficenza significativa con la sclerosi multipla e noi cerchiamo appunto di aiutare anche queste cose che sono bellissime in questo giorno. Dopo 20 anni, quest'anno il 24esimo, hanno iniziato a chiedersi altre località se questo prodotto lo vogliamo esportare. Da questo evento sono passati più grandi scrittori nazionali e penso, se faccio un bilancio, lo trovo molto positivo, anche perché noi ci siamo sempre stati convinti, abbiamo sempre creduto nella cultura in Romagna. Oggi, come hanno scritto tanti giornalisti, tutti quanti parlano di cultura, ma la cultura bisogna farla, ma non deve essere attiva la cultura, non deve essere solamente parlata. In un momento difficile, di grande difficoltà, dove c'è tristezza, dove c'è insicurezza per fare una vacanza, oggi qui uno può fare la propria vacanza tranquillamente, serenamente, e può leggersi anche un libro sotto l'ombrellone. Vice direttore, i dati ci dicono che in Italia si ritorna a leggere anche se in maniera lieve, c'è da essere fiduciosi. Frase esatta, perché secondo l'associazione degli editori di libri c'è una ripresa, cito un dato, i dati sono sempre freddi ma danno l'idea, c'è una ripresa con più 1,6% rispetto agli anni passati. Fino al 2015 le vendite dei libri calavano, questa piccola cifra registrata all'inizio dell'anno dà grande speranza, anche finché c'è lettura c'è speranza, e quindi il libro con il profumo delle pagine, il piacere tattile di averlo in mano, poi ci sono anche gli ebook, ma per fortuna ha ripreso quota e si vende. Quest'anno il nostro giornale, insieme ad Ascom e a Cassa di Risparmio di Ravenna, regalerà questo libro, Grazie dell'Edda, Sole d'Estate, perché era molto legata alla Romagna, trascorreva, lei che veniva dalle terre aspre di Sardegna, trascorreva tante estati qui in Romagna e si ispirava ai suoi profumi, al vento, agli odori della Romagna e a tanti personaggi che non erano solo gli artisti ma anche erano la gente comune, che poi ritroviamo in tante delle sue novelle. Un libro per dire agli uomini: guardate, non abbiate paura, noi siamo qui e veramente ci teniamo moltissimo a voi. Gli uomini, i poveretti, hanno avuto una batosta enorme, che è la batosta del femminismo. Voglio dire che negli anni 70 agli uomini gli è crollato il mondo addosso, perché per 2000 anni hanno avuto delle certezze. Poi sono arrivate queste donne che tra l'altro cantavano e dicevano: tremate, tremate, le streghe sono tornate, che effettivamente, cioè, uno si può anche un po' spaventare. E cosa è successo? Che mentre noi siamo evolute, peraltro se non ci fossero state le femministe io non avrei neanche potuto lavorare, perché voglio dire, infatti le considero delle madri nobili, però alla fine le madri vanno lasciate, no? Bisogna abbandonare le madri, lo diceva bene Freud. E quindi cosa è successo? Che mentre noi ci siamo assestate, gli uomini non hanno trovato un altro baricentro, non hanno trovato un altro punto a cui attaccarsi. Allora adesso tocca a noi, e gli uomini e l'amore, io l'ho scritto perché vorrei che lo leggessero le coppie. Aprissero a caso una pagina e cominciassero a dirsi: ma scusa, ma anche te provi quello che dice Antonella Boralevi? E magari lui trova finalmente la forza di dire: sì, guarda, anch'io sono terrorizzato, anch'io ho paura che tu mi giudichi, anch'io sono stanco, anch'io non ti amo più ma non ho la forza di lasciarti. Ecco, cose così. Una storia della nostra terra che non sia però il solito cumulo di stereotipi e di aneddoti, ma è il frutto di vere e proprie ricerche. Quindi potremmo dire che i romagnoli che la leggeranno si troveranno di fronte a cose che probabilmente ignoravano,
ma lo faranno in una maniera, io spero, divertente e anche molto piacevole. Certamente fra le cose che colpiscono di più c'è questa dimensione raccontata della Romagna, che è molto forte fin da subito. Se noi pensiamo che Dante Alighieri dedica due canti alla Romagna, se pensiamo che Boccaccio ci scrive sopra delle novelle, se pensiamo che Machiavelli ambienta il principe praticamente dentro la Romagna, beh, dobbiamo dire che questa terra ha, dal punto di vista del rilievo narrativo, una preponderanza che altre regioni ben più importanti in termini di popolazione e anche di storia culturale o artistica non hanno avuto. Ferrini, un viaggio dalla Romagna a Cuba che potremmo definire come? Potremmo definire crollo delle certezze, perché lui va nel 91 a Cuba quando arriva la Lega e alla Bolognina Buchetto cambia nome al Partito Comunista. Per cui lui dice: «Ai Silvan stesso il Vuietar, ci siete solo voi di comunisti». E lì lo interrogo per 5 giorni, quindi è l'interrogatorio di 5 giorni di politico delirio di cognome, figlio della Coriandoli. E per scrivere questo libro che percorso ha seguito, che cosa ha studiato? Questo libro ho sudato sangue, sudore e lacrime, perché i libri non li fanno mai gli autori, li scrivono dei redattori prezzolati e voi non sapete mai che i libri che leggete non li hanno fatti gli autori. Nel mio libro ogni virgola, ogni lettera è colpa mia, quindi il bene e il male l'ho messa io in 6 anni di sangue, sudore e lacrime. Scrivere libri significa sangue, sudore e lacrime e io ho fatto esattamente questo. Innanzitutto, dopo 1 milione di copie vendute, la prima domanda è: qual è il segreto per scrivere un libro di successo? Se anche lo sapessi non ve lo direi, lo terrei per me. Quello che posso dire è che in ogni romanzo cerco sempre di non perdere la passione e il divertimento per lo scrivere. Ogni volta che inizio una storia è come se fosse la prima volta e soprattutto tengo, diciamo, la regola di lasciarmi trascinare dalle cose che scrivo. Io, prima di lavorare un romanzo, lavoro quella che si definisce una sinossi, una struttura che prevede più o meno quello che succederà. Però nella maggior parte dei casi lavoro una sinossi a maglie larghe. Ci sono dei punti che risolvo soltanto in fase di scrittura, perché sono proprio i personaggi che mi trascinano e mi spingono a delle scelte che non avevo previsto. Ce ne sono di storie di Ferrari tante, ma sono tutte dedicate al Drake, tutte dedicate all'inventore della velocità, viene quasi in mente dire, visto che era fra l'altro amico dei futuristi. E c'è il Ferrari umanissimo che da queste pagine viene fuori naturalmente, perché la naturalezza abbiamo condiviso nel nostro rapporto. Ho avuto l'opportunità di vivere con una certa amicizia il rapporto, quindi non di vederlo da lontano, vederlo da vicino, una novità straordinaria per me e anche per i miei lettori. Parafrasando un grande romagnolo, Leo Longanesi, il quale diceva: i grandi del passato, i vecchi fusti. Ecco, un vecchio fusto, un grande italiano, poi altre 1000 parole sarebbero inutili, perché è ancora ormai entrato nella storia e ci deve restare. È un grande Emiliano Romagnolo. Ci teneva anche alla sua appendice romagnola, perché la moglie era di queste parti, lui aveva casa a Viserba e uno che spesso e volentieri veniva, finché ha avuto in vita il figlio Dino, frequentava la spiaggia romagnola, poi piano piano si è ritirato nel suo regno di Maranello. Da una parte c'è l'Italia che si piange addosso, come Calimero, no? La sfortuna perché sono piccolo e nero, però poi magari si esalta, dice delle cose insensate: siamo i più bravi del mondo, abbiamo guidato l'operazione. E dall'altra parte c'è un'Italia più silenziosa che lavora benissimo. Il paradosso è questo, che vista dall'interno qualche volta ti crea il dubbio, chissà come fa l'Italia a rimanere in piedi. Vista dall'esterno, vista dall'estero, vista dai mercati che lavorano, l'Italia è un fenomeno straordinario, non si capisce come fa a essere in crisi. Se risolvessimo questa contraddizione saremmo grandi. E guardando al mondo giovanile, alla sua fiducia verso il futuro, c'è appunto da essere fiduciosi per il futuro. I giovani vivono oggi in un mondo decisamente migliore a quello di pochi anni fa, per non parlare di quello di un secolo fa. Eravamo in piena prima guerra mondiale e ci preparavamo a fare la seconda, quindi il mondo è migliore. Quello che inganna molti giovani è immaginare di poter vivere con i loro padri e i loro nonni, facendosi mantenere senza produrre. Questo non si può, bisogna essere capaci di imboccarsi le maniche, soprattutto avere la voglia e l'orgoglio di guadagnarsi la propria vita.